giornata dove la pioggia. Da quanti anni fa la prostituta? Lavoro qui da quando ho 18 anni, penso, sì. Purtroppo da gennaio, con i tagli alle spese eccetera, i poliziotti probabilmente non ci saranno più in favorita. Cosa ne pensa di questo? Io penso che non è buono, però è mettere mancare persone in borghese, qualcosa che siano in borghese. A 16 anni mi hanno venduto. Un bacio a mia madre, non mi sono voltata. Sono una pazza, perché anzi adesso è mezzogiorno, ma io normalmente vengo anche a tardo pomeriggio, la sicurezza è pari a zero, è una cosa tristissima. Cosa accade all'interno del parco? Cosa accade? Io posso dire di aneddoti, insomma anche di atti di violenza oppure di esibizionismo da parte, insomma, di chi le può immaginare. Cosa può accadere? Potrebbe accadere anche di tutto e anche di peggio, questo. Gli animali, di tutto, io sono stata anche morsa. Tutto può succedere. E la polizia a cavallo c'è, è presente all'interno? Una tantum la mattina, una tantum. Ma lei sa che da gennaio, a causa della spending review, la polizia a cavallo non lo sapevo. Più garantita all'interno del parco? Perfetto, andiamo ancora a peggiorare. Vedete di fare qualcosa, per favore. Una ridotta presenza della polizia di Stato con le unità a cavallo chiaramente non è una buona notizia, perché noi contiamo molto sulla presenza delle forze dell'ordine. Perché? Contiamo molto perché è una presenza, diciamo, di presidio che comunque scoraggia eventuali malintenzionati a organizzarsi nelle loro azioni, diciamo, malavitose, e quindi assume anche di per sé, soltanto per questi aspetti, un'importanza notevole. Per due soldi una stanza nascosta, Ebano. It's a long, long night, it's a long, long time. Incontrate la polizia a cavallo? Sì, si incontra durante la giornata, due o tre volte li vedo. Non sempre. Ma le donne da sole, i bambini qua non possono circolare senza la polizia. Con poca speranza. Da un'amica mi sono fermata. Il nostro sindacato insieme ad altre organizzazioni stanno cercando di contrastare questo intendimento del dipartimento, che è quanto di più nefasto possibile per la sicurezza dei cittadini. Il risparmio potrebbe esserci ad eliminare il corpo, ad esempio, della polizia a cavallo? È solo un costo per i cittadini e basta. Cioè i cittadini non ci guadagnano nulla da questa cosa, perché comunque proprio per la sua peculiarità specifica può, come dire, prevenire una certa tipologia di reati, perché entra comunque nei parchi dove purtroppo storicamente sono stati teatro anche di violenze o roba del genere. Poter entrare all'interno di un parco con un animale è sicuramente diverso da entrarci con una macchina, quindi seppur qualcuno la ritiene esclusivamente rappresentanza, ma di fatto non è così.